Al VExpo Security, la prima fiera professionale del centro-sud Italia dedicata all'intera filiera della sicurezza, programma oggi 16 e domani 17 maggio al porto turistico Marina di Pescara. L'iniziativa, giunta alla sua terza edizione, promossa da Fiere e dintorni con il patrocinio di Confindustria Chieti Pescara, Asso in Sicurezza, CNA Installazioni Impianti, Enea, AIPS e ANFOV. Siamo con Silvia Di Silvio, Project Manager di Expo Security. All'interno del porto turistico abbiamo ampliato la tematica suddividendola nelle due aree, quella della sicurezza fisica, ovviamente argomento che riguarda le TVCC, le telecamere, la videosorveglianza, gli allarmi, l'antincendio, ovviamente tematiche che vedono anche una forte attinenza con le nuove normative, e poi l'abbiamo ampliata con la cosiddetta protezione contro il cybercrime. Il cyber security è oggi un argomento sensibilissimo. E siamo riusciti a condurre a Pescara, che apre un po' il volano della sicurezza per il centro-sud Italia, aziende provenienti da un pochettino da tutta Europa per la prima volta, che varcano per far conoscere quali siano i principali mezzi per potersi difendere dal cybercrime. Quindi diciamo che abbiamo creato un percorso in cui formarsi ed informarsi per essere sicuri al 100%. Silvano Pagliuca, presidente Confindustria Chieti Pescara, Graziano Di Costanzo, direttore CNA. Benvengano queste manifestazioni, queste, diciamo, tra l'altro qui siamo alla terza edizione, quindi questo è di buon auspicio, e in questa edizione in particolare c'è anche il forum della cyber security, che è un altro tema importante dove abbiamo necessità di fare cultura. Sì, è un appuntamento molto importante, un tema che è molto caro per le nostre imprese, perché riguarda sia i lavoratori, in quanto devono essere chiaramente la tutela della loro salute deve essere preservata, e sia dobbiamo però preservare il luogo fisico, quindi l'impresa, l'azienda, da furti, da effrazioni, e quindi è un binomio importante.